Stato italiano, in una legge, la 482 del 1999, ha riconosciuto l'usardo in mente lingua minoritaria in Italia. E dunque a Soglia e Susardo ottenne un riconoscimento ufficiale del Stato. I teste, una lingua, est un dialetto, un d'un esercito e un d'una flotta. I tere narrere, isa differenzia tra dialetto e lingua suni de ordine giuridico-politico, non de ordine culturale. Veste un altro pregiudizio umano sopra la lingua sarda. Ies ustu, est una lingua povera, una lingua agropastorale, non è capace di contare la modernità, la realtà del suo mondo di oggi. Per usta est un sciollorio, est una macchina, non ve lingua il suo mondo e non si è capace di contare la modernità. Li scrive pure Gramsci in una bella lettera a sa sorre Teresina, canto narata, Susardu est una lingua, ma ha prodotto poco. Tocca da narre i Gramsci non conoscia la letteratura sarda. Ma non la non si manco oggi la letteratura sarda. Ma oggi che anche os impruso, ma a sostempo di Gramsci, di Wagner, pur Wagner non conosce la letteratura sarda, o non sa lingua. Ma avesse un altro esempio, forse di gallo prumanno. Me d'argaloge iscriene in sardo, no, su sardo no attento teatro, rappresentazione. E certo, noi siamo stenti su fondatore, su creatore della sacra rappresentazione, il su 1700, fra Antonio Maria da Esterzili, e si sta un barantanno proprio accanto a noi, a Villanova Forro, in Seddori, l'opera di fra Ignazio Maria da Esterzili che si sta cuada, interrata, proprio de 200 anni e si sta pubblicando su 1997 e dunque che su un colauro belle 300 anni. E certo un'unata, ma in lingua sarda non veste teatro. Vesu teatro, tocca da lui o nosere. Antu vesu sto spregiudizio, tocca da si informare de prusu. A me dar volta su sto spregiudizio, ustas ideas isconzas, ustor macchines, ustas tontesa, venini da esignoranzia, che anche volta venini vincer da esa mala fede, da esente, ies ontra sa limba sarda. Ma su prusu, venini da su fatto, noi non conoscimus. A proposito di limba povera, arcaica, agropastorale, ne pimmo narrere, se non tenimus a parola noi, sì, a sa civiltà dei nostri si sta agropastorale, dunque sa parola su un agropastorale. La spiegamus, da ue bisogni, in prestito, tottus a limbas, piano in prestito sa parola si non tenene. Dunque non ves problema pro impreare la lingua sarda, pro va e dare de tutto l'universo culturale moderno de oggi. E la storia della lingua sarda è un argomento complesso, affascinante, non del tutto chiarito, che ritorna poi indietro in tempi che sono praticamente protostorici. E noi non abbiamo la certezza che precedentemente alle grandi invasioni in Sardegna si parlasse un'unica lingua e quest'unica lingua potesse essere al limite anche frutto di sovrapposizioni ulteriori. I romani quando arrivano citano infatti nomi di molte popolazioni, tribù diverse, che potrebbero aver avuto anche delle varianti linguistiche. Il sardo ci dà la testimonianza di un tentativo di desertificazione, di diversificazione statuaria a seconda dei giudicati. Quattro giudicati sembrano cercare di partorire quattro lingue diverse. Questa è la tesi del Casula, di Francesco Cesare Casula, una tesi verosimile. Gli stati hanno avuto una durata troppo breve, solamente 400 anni, e quindi noi ci siamo ritrovati poi dopo con delle varianti statali che non si sono compiute. Il summo titulungu è stato definito da un etnomusicologo come Paolo Bravi come il diamante purissimo della poesia sarda. È un metro veramente molto complesso che è completamente originale della Sardegna, cioè solo in Sardegna abbiamo un'attestazione di un metro come questo. Questo metro meriterebbe di essere tutelato e anche approfondito, dà valore alla sardità e alla cultura della Sardegna.